Buongiorno a tutti. Faccio questa diretta perché ero in conferenza telefonica fino a pochi minuti fa con un amico giornalista che mi faceva delle domande e mi chiedeva insomma il parere in merito alla vexata questio euro non euro, stiamo nell'euro, usciamo dall'euro e le solite cose. Allora, quello che ho risposto a questo giornalista è molto semplice, cioè io sono stanco di ascoltare questa questione stare nell'euro o uscire dall'euro, perché non è la vera questione. A me non interessa nulla se lo chiamiamo euro, lira, tallero o doblone. La vera questione è il controllo pubblico della moneta. Bisogna spiegare alla gente le cose semplici. Noi abbiamo una Banca d'Italia che, nonostante sia istituzione di diritto pubblico, ha un problema di conflitto di interesse grande come una casa, ben più grave della questione che ci ha appassionato per 20 anni del conflitto di interesse di Berlusconi e delle sue televisioni. E invece non ci siamo occupati del palese conflitto di interesse controllato controllore, perché se le banche private sono azioniste della Banca d'Italia, voi mi spiegate come può un controllore controllare il controllato e viceversa? E questa è una prima questione da affrontare. La seconda questione da affrontare è la separazione tra banche di investimento e banche che danno invece finanza alle famiglie e alle imprese. Detto in termini semplici, io voglio ritornare alla situazione che c'è stata per circa 50 anni, 60 anni, cioè dal 33 circa fino al 99, quando Clinton ha abolito il cosiddetto Glass-Steagall Act, cioè la separazione tra banche d'affari e banche invece che erogano credito a famiglie ed imprese. Questa è la partita sulla rete idraulica, quella che io chiamo la rete idraulica, cioè la rete distributiva della moneta. Ma la vera questione è la pompa della moneta, cioè la vera questione è di chi è proprietà la moneta, non come si chiama l'euro e cose del genere. Cioè il modello predatorio chiamato euro, che era funzionale, dico era perché prima o poi sparirà anche questa questione del usciamo dall'euro. L'euro è una moneta morta, l'euro è un incidente della storia, i nostri figli, probabilmente i nostri nipoti, parleranno di queste cose studiandole sui libri come di un periodo storico di oscurantismo economico. Ebbene, è stato un prodotto necessario ad un modello predatorio neoliberista che serviva fondamentalmente a creare la globalizzazione nel mondo, cioè il fatto che tutti devono esportare come se qualcuno potesse non importare, e il fatto che si vuole un modello incentrato sui call center, no? Cioè un modello nel quale il diritto del lavoratore è sfruttato, si va verso la deflazione salariale e via discorrendo. Queste sono cose che io denuncio da anni, quindi non sto qui a ripeterle. Ma la vera questione che questo giornalista e tanti altri mi chiedono è: sì, ma usciamo dall'euro, sì o no? Risposta: falso problema. Il vero problema è andare ad avere la Banca Centrale Europea, che attualmente è una banca privata, che nei trattati istitutivi dell'Unione Europea deve essere necessariamente indipendente, ascoltate bene, dal governo e dal Parlamento. Questo è stato il più grande e sacrilego trucco della fine del XX secolo. Fare credere alle persone che l'indipendenza dalla politica sia un valore. Qual è la fregatura? È che la politica siamo noi, signore e signori, cioè qui ci siamo fatti fregare per la nostra ignoranza, per la nostra disattenzione, per la nostra incipienza, ma soprattutto per la malvagità dei pensatori che erano dietro a questo disegno criminale. Perché? Perché una banca centrale che è indipendente dal governo e dalla politica, beh, è ovvio che secondo i fautori dice: vabbè, ma così non c'è il politico cattivo che ci obbliga a fare prestiti. Bravi, perché in effetti a che cosa servono le banche centrali? Servono ad una cosa essenziale: a calmierare il prezzo della moneta, ad evitare quelle cose che voi conoscete come spread, perché è chiaro che se vado sul mercato privato
è il privato che specula sulla moneta con attacchi speculativi come ci sono stati nel 2011 e io prevedo che ci saranno nei prossimi mesi sotto le elezioni europee, vedrete cosa succederà con la fine del quantitative easing. A questo serve una banca centrale, serve a quello che Draghi ha fatto quando ha detto whatever it takes. Non è stato Monti che tagliando la spesa pubblica ha frenato la speculazione sull'Italia, niente affatto, i dati economici ci dicono l'opposto. È stato quando un presidente di banca centrale europea ha detto non vi preoccupate che sono io che compro, a quel punto i mercati si sono calmati. A questo serve una banca centrale, ma non può essere discrezionale questa cosa qua deve essere obbligatoriamente qualche cosa che risponde al Parlamento legalmente eletto, democraticamente rappresentativo dei cittadini, e quindi la banca centrale di un paese deve fare ciò che il governo dice, va bene? Questo è il nocciolo della questione, non se si chiama euro, tallero, lira o doblone. Lo ripeto, la banca centrale deve essere, secondo me, dipendente dalla politica e non indipendente. Cioè, la grande stronzata che vi hanno fatto credere è che l'indipendenza dalla politica sia sinonimo di libertà. No, l'indipendenza dalla politica è sinonimo di schiavitù del potere finanziario internazionale. Buona giornata.